Francesco Bottai. Io parlerò poco perché sono vergognoso. Ho conosciuto tanti chiozzi. Rimarranno scolpiti nella storia marinese. E quindi è molto bello ritrovarsi, annusarsi e toccarsi. Dimmi un po'. Se ti pare regolare un paese bello come questo, che non c'ha un distributore. Abbiamo il trailer. Sapete mica cosa è successo al porto? Parla! Non vi abbiamo pagato, però vi ricordo che l'80% dei costi di produzione va nelle birre. Due e soprattutto di Aldo che si sta nascondendo. Non credevamo di poter venire, che venisse fuori questo humus dei marinesi. Questa bellezza, questa ricchezza e entusiasmo che non credevamo di vedere così tanti di voi, così tanti articoli sui giornali e poi chissà quant'altro. Abbiamo avuto l'ennesima conferma che aprendo le braccia al prossimo ci si guadagna, e noi almeno ci abbiamo guadagnato. La nostra esperienza è sempre quella di accoglienza in tutti i livelli, perché questo gira è quello che fa la forza. Comunque, ci vorrebbe la banda, ci vorrebbe la banda, ci vorrebbe la banda, ci vorrebbe la ba, ci vorrebbe la banda, ci vorrebbe la banda, ci vorrebbe la banda, ci vorrebbe la ba. Mezza giornata mi hanno fatto fuori, lettera di licenziamento e a casa, quei lurdi senza vedere. Ci vorrebbe la banda, ci vorrebbe la banda, ci vorrebbe la banda, ci vorrebbe la ba, ci vorrebbe la banda, ci vorrebbe la banda. Ci vorrebbe la banda, ci vorrebbe la ba, ci vorrebbe la banda, ci vorrebbe la banda, ci vorrebbe la banda,
ci vorrebbe la ba, ci vorrebbe la banda, ci vorrebbe la banda, ci vorrebbe la banda, ci vorrebbe la ba, 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 ci vorrebbe la banda, ci vorrebbe la banda, ci vorrebbe la banda, ci vorrebbe la ba, 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 ci vorrebbe la banda. Ci vorrebbe la banda, ci vorrebbe la banda, ci vorrebbe la banda.